Questi sono i miei capelli che praticamente ho, non so se si vede, qua due punti. Invece io per staccare lei mi sono preso, per rivincolare nella confusione, mi sono preso un pugno nell'occhio e un calcio nella schiena. Dopo sono riuscito a spingerlo fuori e ho chiuso il cancello e sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza. Porteranno per diverso tempo i segni della violenza efferata di un marocchino ubriaco cui hanno negato da bere. Verso le 6:30 è arrivato un marocchino e era allegro, andante, e ha chiesto da bere. Io mi sono rifiutato di dargli da bere e lui ha detto me lo prendo, ho delle bottiglie esposte e si è stappato una bottiglia. Lui ha cominciato a insultarmi e allora a quel punto ho chiamato i carabinieri. Lo straniero, per nulla intimorito, ha atteso i carabinieri che, dopo averlo identificato e avergli fatto pagare la birra, lo hanno allontanato dal locale. Tutto inutile. Appena i carabinieri hanno svoltato l'angolo, lui ha tentato di entrare. Mia moglie ha detto no, tu non entri, e gli ha tirato, aveva la bottiglia di birra ancora in mano, gliel'ha tirata nella testa. Io sono riuscita a togliergliela, mi è arrivato un altro pugno in piena fronte, l'ho spinto e non so neanche come ho fatto, sono riuscito a spingerlo quasi fino a metà piazzale. Poi lo straniero afferra la donna per la testa e gli strappa i capelli, mentre con un pugno tramortisce il marito che con altri avventori presenti cercava di bloccarlo. Pochi minuti e il marocchino tenta la fuga in bicicletta, subito bloccato dai carabinieri tornati precipitosamente sul posto. Denunciato per aggressione, ora è a piede libero e potrebbe tornare al pub.